Ciao Vagaborder, oggi siamo qua da Action Sport Agency con le tavole Liptech, New e Roxy per capire di più sui vari tipi di profilo, quindi sui vari tipi di camber che usano e per fare una breve guida e aiutarti, perché come sapete ci sono un sacco di tipi di profilo, camber, rocker, bu-rocker, ogni marchio ha le sue e oggi vedremo nello specifico i vari tipi di profilo che usa Liptech. Alla fine di questo video sarai pronto per scegliere la tua Liptech, New o Roxy se sei una femminuccia preferita. Alex, raccontami qualcosa sul gruppo Mervin, quindi su questo gruppo che produce le tavole Liptech, le tavole New e le tavole Roxy. Di dov'è Mervin? Gerbamonte, dov'è? No. È lassù in un posticino vicino tra l'America e il Canada, è veramente vicino al confine canadese. Già profuma di... di neve, di snowboard. Neve. L'altra cosa bella di questa azienda è che dalla contabile all'operaio... tutti sono snowboarder, skater, surfer. Dicevamo prima, è fighissima sta cosa, mi è sempre piaciuta. Anche su ogni tavola di Liptech e del gruppo comunque Mervin avete il nome di chi l'ha assemblata praticamente. C'è un label, un'etichettina. Il cognome dell'operatore che ha messo insieme quella tavola. E questa è una cosa, infatti dicevamo prima, hanno, è come se queste tavole avessero un'anima dentro. Quindi il gruppo Mervin da 30 anni fa snowboard. Sono sempre stati... tutti dei matti all'interno dell'azienda, dai fondatori agli sviluppatori delle tavole. Sicuramente sono creatori e innovatori dello snowboard. Per di più l'azienda è sempre stata attentissima, Manuel, all'ambiente. Da oltre 30 anni riciclano i materiali di scarto, sono stati i primi a introdurre sul mercato le bioresine, delle resine speciali derivate dalle piante dei fagioli. Fagioli, banane, altre cose. Il fagiolo, dici che hanno quella forma lì, allora. Allora sanno sta cosa, vai, scusa. No, figurati. Quali sono in pratica gli ingredienti che hanno reso così famosa questa tavola? Beh, sicuramente sono stati gli inventori del banana camber o camber inverso. L'hanno introdotto perché vedevano che questa forma aiutava tantissimo il galleggiamento in freeride, aiutava tantissimo a curvare. L'altro grande brevetto che hanno introdotto è il magnetraction, 7 punti, quindi 7 cuspidi, e questo ci aiuta tantissimo a, premendo pochissimo, a fare girare la tavola. Secondo me il successo che hanno avuto anche in questi anni, specialmente con la Skate Banana, era tavola rockerata con il magnetraction, quindi dove perdevi qualcosa con il rocker lo compensavi col magnetraction e ha reso appunto la tavola molto polivalente e molto divertente da utilizzare. La qualità sicuramente di Liptech è sopra alla media, perché le tavole di Liptech non hanno la lamina. Nella parte, la lamina arriva in questo punto qua, dopodiché finisce in tutta la parte della punta, non c'è lamina. Perché? O del tail. Allora, questa tecnologia l'hanno sempre applicata perché sostengono, e io condivido, che quando tu snowboardi, la parte che vibra di più è il nose o il tail, ovviamente, e le vibrazioni in questa parte si trasmettono di più se abbiamo una lamina continua. Loro invece sul nose e sul tail non hanno lamina e quindi non c'è propagazione di vibrazione al resto della tavola. Ricordate, vibrazione è stress per il materiale che costituisce la tavola, stress e fatica per chi sta snowboardando. Allora Alex, tre profili quindi che girano principalmente sulle tavole di Liptech, che sono l'original banana, quindi il classico che viene usato ad esempio sullo skate banana. Una volta veniva chiamato BTX, per chi magari si era già studiato. Mi spiace, qui nonno, fu BTX, il C2 sulle tavole un po' più media, performanti, medio alta gamma, come la Travis Rice ad esempio. E poi il C3, che è un vero e proprio profilo camber, con appena un accenno, adesso vediamo, di bananina, c'è cioè una bananina piccolina in mezzo alle gambe. Partiamo dall'original banana. Original banana! Per tutta la parte centrale della tavola abbiamo un rocker. Quindi da qua a qua abbiamo questo banana. Sotto gli attacchi abbiamo un lievissimo camber, quasi flat. Il benefit del banana sono principalmente questa curvatura ci permette di fare molto facilmente la curva e allo stesso tempo questo ci permette di galleggiare tantissimo in neve fresca, quindi abbiamo sempre nose e tail fuori dalla pellicola della neve. Tutto questo ovviamente sulle nevi dure
perdiamo un po' di traction, perdiamo un po' di trazione, che però grazie al MagneTraction, e lo troviamo su tutte le tavole di Mervin, al profilo qua con i 7 punti di attacco riusciamo a avere sempre un'ottima trazione anche sulle nevi più dure, sulle nevi ghiacciate, e questo dà a questa tavola una polivalenza, un playground ampissimo. Secondo profilo di LipTech, che è il C2. Fondamentalmente la tavola simpaticamente è così, quindi abbiamo al centro degli attacchi una banana e sotto agli attacchi invece abbiamo il classic camber. Questo ci permette di avere più pop, più ollie, grazie al camber sotto agli attacchi, e diventare una tavola più performante con questa combo di camber. Sfrutta sempre la tecnologia banana centrale qua, ma in più vengono aggiunti due ponti sotto i piedi, due veri e propri profili camber qua sotto ai piedi, in modo da avere quella risposta che un pochino si perdeva con il profilo banana origina. Questa è la Trevis, tra l'altro, che è una delle tavole più belle. Anche la Trevis ha chiaramente il MagneTraction e gira, tavola un po' decisamente più aggressiva, fondo, quindi anche nella versione Trevis ha anche delle un fondo, un sintetizzato ancora più veloce. Possiamo dire anche che nella Trevis Rise abbiamo il basalto, perché il basalto dona sempre questa grande reattività, leggerezza. Esiste anche un terzo profilo nella gamma di LipTech e di tutto il gruppo Mervin, che è il C3. Voi appoggiate la tavola, a differenza della C2 e della Banana Original, che se le appoggiate per terra sono comunque, le punte non toccano mai, sia nell'una che nell'altra. Qua nel C3, se voi appoggiate la tavola per terra, il risultato è come una tavola camber. Vedrete un ponte al centro, quindi la tavola alzata in mezzo, con le due parti, due estremi qua dove termina il camber, che vanno ad appoggiarsi a terra. Se però guardate bene, scendete e guardate proprio a raso terra, qua al centro vedrete che c'è una parte che fa rockerizza. È un piccolo rocker lì in mezzo. A chi è destinato il C3? Allora, il C3 è destinato sicuramente per tavole che vogliono ollare, poppare di più. In questo caso ad esempio abbiamo la Dynamo qua, in questo vedo. Caso abbiamo una Dynamo che è nuova. Una tavola nuova ed è un bel connubio di caratteristiche per tutti gli amanti del freeride, ma anche di chi vuole un po' saltare o nel park o nella neve fresca. Per concludere, riassumiamo il tutto: profilo banana per tutti i principianti, gli intermedi e quelli che vogliono fare lo step e imparare un po' di manovre, fare un po' un'evoluzione, e vi garantisco che l'evoluzione con lo skate banana la fate. Dopodiché, in seconda battuta, potreste passare ad esempio a un C2 come questo, che è la Cold Brew, che è un'altra tavola stupenda della gamma LipTech, che ha quindi un profilo un po' più camber, quindi è sempre banana al centro ma con un camber abbastanza accentuato sotto, quindi vedete è sempre il rocker centrale, banana rocker centrale, ma con un bel camber sotto i piedi che ci dà tanta risposta. Una tavola un po' più tecnica da gestire, quindi vuole un po' più gamba, un pochino più di esperienza, ma decisamente più performante, molto più adatta a chi gira in park. Consiglio il C2 a quei rider dall'intermedio all'esperto, e in particolare a quei rider che vogliono andare un po' più in park, a cui piace saltare tanto o a cui piace andare magari un po' più fortino anche in pista. Tutte e due, la cosa interessante è che comunque tutte e due, sia il profilo Banana Original che il profilo C2, vanno come dei razzi in fresca. È sempre facile tenere la punta fuori e anche poco fisica in fresca rispetto a un profilo camber. E infine il profilo C3, per concludere, il profilo camber. Io lo riassumerei un po', è un po' il camber, anche se non è un vero e proprio camber, ma è un po' il camber di LipTech. Una tavola per veri esperti, una tavola per chi ama l'old school, il vecchio stile di andare in snowboard, quindi quella sensazione del camber, tanta risposta, chiaramente bisogna essere un po' più preparati, però sicuramente C3 per esperti e per persone che girano tanto, perché è una tavola che se la prendete in mano una volta al mese devi essere un po' allenato, vuole una gambina bella buona. Io direi che abbiamo detto veramente tutto, trasmetti di aggiungere cose? No? Non ho più. Grazie Alex delle tavole, di averci messo a disposizione tutte queste LipTech. E come sempre, se ti è piaciuto questo video, like e condividi, lascia un commento qua sotto, qualsiasi domanda cerco sempre di rispondere finché ce la faccio, quindi qualsiasi dubbio hai anche sulla scelta delle tavole qui sotto puoi sempre farmi delle domande, se non ho tempo le giro ad Alex e poi vi rispondo. Ci proviamo, anche noi abbiamo del tempo. Anche per oggi un saluto, ciao ragazzi, qua da Faenza e da Action Sport Agency, alla prossima, al prossimo video con qualcosa sugli sport di tavola.